Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi, a grande richiesta, parleremo della trionfante esperienza di Gianfranco Zola in Premier League. Sigla e poi ne parliamo. L'estate 1996 e per la Serie A si aggira un personaggio, un losco figuro, che è il terrore di tutti i fantasisti italiani del periodo. Un po' a sorpresa, questo personaggio temuto da tutti i grandi numeri 10 italiani risponde al nome di Carlo Ancelotti. Un po' a sorpresa perché se ripensiamo poi ai moduli che metterà in campo Ancelotti pur di far giocare tutti i giocatori di talento che ha a disposizione, la cosa sorprende. Però nel 1996 Ancelotti ha la prima esperienza in Serie A alla guida del Parma ed è assolutamente devoto ad Arrigo Sacchi, al suo modulo e all'idea che il modulo venga prima dei calciatori. E di conseguenza nel suo 4-4-2 un giocatore come Zola non è previsto. Benissimo. C'è da dire che in realtà però, se nella stagione successiva, nella 97-98, Carlo Ancelotti porrà direttamente il veto all'acquisto di Roberto Baggio, con Zola si impegna un po' di più. Infatti cerca di trovargli una sistemazione in campo, però poi le cose non funzionano e Zola clamorosamente andrà via dal Parma. Perché clamorosamente? Beh, perché Zola in quegli anni è uno dei migliori calciatori italiani. Ma vediamo brevemente qual è la storia di Gianfranco Zola che lo ha portato a essere considerato uno dei più grandi talenti italiani di tutti i tempi. Gianfranco Zola nasce in Sardegna e muove i primi passi nella Torres. Il suo sogno sarebbe quello di andare a giocare nel Cagliari. In realtà, però, i dirigenti del Cagliari, gli osservatori del Cagliari, lo provinano più volte, ma dicono: no, questo qua è troppo gracilino, non ha il fisico per reggere la Serie A o quantomeno un campionato professionistico, quindi sì, è bravino. Però lasciamo perdere, non è all'altezza di disputare un campionato professionistico ad alti livelli, quindi lasciamo perdere. Chi non lascia perdere è invece Moggi, che per carità gli si può dire di tutto a quest'uomo, però non si può dire che non se ne intenda di calcio. E infatti Moggi dice: va bene, al Cagliari non interessa, fa niente, me lo porto io al Napoli. E a raccontare l'accaduto è lo stesso Gianfranco Zola. E infatti Zola dice: come tutti i ragazzini sardi che tiravano calcio a un pallone, il mio sogno era il Cagliari, ma mi avevano scartato più di una volta per via del fisico minuto. Al Napoli mi volle Moggi, al quale mi aveva segnalato il DS della Torres, Lello Barbanera. Bravissima persona che adesso non c'è più. Quando la Torres, che era una squadra satellite di Moggi, giocava in Campania, venivano a vedermi gli osservatori del Napoli, non tutti convinti che io fossi un affare. Poi la spuntò Moggi, o l'amicizia con Barbanera. La Torres incassò 700 milioni, mi pare, più il prestito di tre ragazzi del Napoli e la clausola di altri 100 milioni in caso di mio debutto in nazionale. Un sogno, dicevo, dalla C alla A, saltando la B. Mi sposai e partì per Napoli. Affittammo una casa a Capodimonte. In città ci trovammo bene, abbiamo ancora molti amici. A Napoli non era facile in quel periodo fare una vita normale. Quando ci muovevamo si bloccava il traffico. Gianfranco Zola, quindi giovanissimo, fa il doppio salto mortale ed esordisce direttamente in Serie A con il Napoli e stiamo parlando di un grande Napoli. Infatti quell'anno il Napoli, anche grazie alle prestazioni e ai gol di Gianfranco Zola, si aggiudicherà il suo secondo campionato. Naturalmente per Zola il sogno di debuttare in Serie A diventa un sogno triplo, perché non solo debutta in Serie A giocando comunque con una certa continuità, non solo vince il campionato mettendoci anche del suo, ma soprattutto ha la possibilità di conoscere Diego Armando Maradona. Lo stesso Zola racconta che aver conosciuto Diego Armando Maradona gli ha permesso di passare dall'essere un calciatore, un buon calciatore, un giocatore medio, insomma, comunque un buon giocatore, ma nulla di più, a essere un grandissimo giocatore. E infatti lo stesso Zola racconta quello che è stato il suo rapporto con Diego Armando Maradona. Diego è stato un fratello maggiore. Con me, ragazzino debuttante in Serie A, tra tanti campioni, è stato molto disponibile. Mi ha insegnato tanto e non lo scorderò mai. Un numero uno. Ho avuto al fianco un genio che non ha mai fatto pesare l'immensità tecnica, la gestione della gara, l'intuito. Maradona rimane un gigante, estremamente vitale per la mia carriera. Se non l'avessi incontrato, sarei rimasto un buon calciatore. Ma lui ha esaltato le mie abilità potenziali. Conserverò la sua immagine in campo e da persona che andava oltre i limiti, senza far male a nessuno se non a se stesso. Maradona, che in quel periodo di voglia di rimanere a Napoli non ne ha più molta, segnala Zola ai dirigenti del Napoli dicendo: guardate ragazzi, questo qui è il mio erede, mi raccomando, tenetelo d'occhio e puntate tutto su di lui. I dirigenti del Napoli dicono: sì, ok, però cercano di vendere Zola al Lecce, poi la cosa non si fa, l'affare salta, insomma, e Zola rimane al Napoli. Sappiamo poi che Maradona
smetterà di giocare per il Napoli di lì a poco e da quel momento Zola diventa il leader tecnico della squadra, disputando tre stagioni sicuramente ad altissimo livello, stagioni in cui si consacra come uno dei più grandi calciatori italiani del periodo. Infatti nella stagione 91-92 il Napoli, guidato da Claudio Ranieri, termina il campionato al quarto posto. Zola disputa praticamente tutte le partite e realizza 12 reti. L'anno successivo, la stagione 92-93, è invece l'ultima stagione di Gianfranco Zola con la maglia dei partenopei e in totale Gianfranco Zola col Napoli disputa 136 partite realizzando 36 reti. Ecco quindi che a quel punto si fa avanti il Parma con un'offerta di 13 miliardi di lire. Ovviamente Ferlaino, che vede il suo Napoli navigare in brutt'acqua dal punto di vista economico, accetta subito l'offerta di 13 miliardi, però essendo Ferlaino fa un po' il furbo e infatti fa intuire che a volersene andare sia stato Zola e che non sia stata la sua volontà. I tifosi del Napoli un po' ci cascano e infatti accusano Zola di essere un mercenario. In realtà Zola poi, sia al tempo sia in interviste postume, dirà: no ragazzi, io non me ne volevo andare da Napoli, io mi trovo bene, mi ha venduto Ferlaino, tanto che poi se guardate non ha venduto solo me, ma ha venduto anche altri grandi giocatori, cos'è, siamo stati tutti mercenari, quello è stato Ferlaino che mi ha mandato via per sanare i conti della società. E infatti Gianfranco Zola a riguardo dice: quando sono andato al Parma non è stato per mia scelta, era la società che doveva fare cassa. Tant'è che oltre a me cedettero Tern, Ferrara e Fonseca. Io non ho tradito nessuno, anche se hanno voluto farlo credere. Quindi nell'estate del 1993 Zola si trasferisce al Parma, come dicevo, per 13 miliardi di lire, vince subito la Supercoppa ai danni del Milan e disputa una grande stagione. E infatti nel ruolo di seconda punta, al fianco di Faustino Spriglia, si trova benissimo. Tra l'altro Zola dimostra di essere anche uno specialista sui calci di punizione, tanto che a fine carriera sarà il quinto calciatore italiano nella classifica di quelli che hanno realizzato più reti su calcio di punizione, con ben 20 reti. Ed è un dato notevole, soprattutto se consideriamo che poi per 6-7 anni lui è stato in Premier. Quindi insomma capiamo l'abilità di Gianfranco Zola nel calciare le punizioni. E anche in questo caso Zola dice che il merito per essere diventato così bravo a calciare le punizioni, per essere diventato una sorta di cecchino, non è suo ma di Maradona. E infatti Zola, parlando della sua abilità nel calciare le punizioni e ricordando gli allenamenti fatti con Maradona, dice: dopo gli allenamenti io e Diego Maradona mettevamo le barriere per le punizioni. Per lui distanza e potenza da dare alla palla erano dettagli. Mi spiegò come calibrare la traiettoria. Mi faceva calciare in porta 1000 volte dall'altezza della bandierina, 4 metri oltre la linea di fondo. Quindi il primo anno col Parma per Zola è assolutamente trionfale, realizzerà 18 reti, come dicevo coppia magnifica con Aspriglia, ma è nella stagione 94-95 che si consacra a grandissimo campione. Infatti realizza 19 reti in campionato e addirittura arriva al sesto posto nella classifica del Pallone d'Oro. I guai per Zola iniziano nella stagione 95-96, quando coi Ducali si aggrega Stoichkov. Inizialmente sembra un grande colpo, poi però i due si pestano i piedi e diciamo che iniziano a sorgere dei problemi. Zola inizia a sentire un po' mancare la fiducia della società e inizia un pochino a incupirsi, ma i guai per Zola sono solo all'inizio, perché Stoichkov viene rimandato al mittente e ritorna al Barcellona, mentre ad allenare la squadra, come dicevo prima, arriva Ancelotti, che è il terrore dei fantasisti di quel periodo. E infatti Ancelotti decide di puntare subito sul 4-4-2, però dice: mo questo Zola dove lo metto? Se l'anno dopo, come spiegavo prima, a Roberto Baggio dice: no, non venire, che qui tu non sei gradito, Zola se lo trova in casa, lui è appena arrivato. Però diciamo che Ancelotti ha abbastanza personalità o testardaggine, forse in questo caso, da decidere di puntare più sul suo schema e cercare di riadattare il calciatore, il fuoriclasse sardo, come ala destra. Le cose non vanno benissimo e infatti Zola dopo un po' dice: no ragazzi, io qui non riesco a giocare sulla fascia, non sento la fiducia della società, l'allenatore non mi valorizza, io vi saluto, forse è il caso che io lasci il Parma. E infatti Zola, tra lo stupore generale di tutti, nel novembre del 96 decide di salutare Parma e la squadra che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Comunque Zola, prima di andarsene, scrive una lettera aperta ai tifosi, una lettera in cui va detto Zola non polemizza assolutamente, e questo dimostra che oltre ad essere un campione in campo è anche un grande campione al di fuori del campo. Infatti Zola in questa lettera scrive: me ne vado in Inghilterra, al Chelsea, parto lunedì. Ho sperato fino all'ultimo di restare in Italia, ma poi ho capito che questa soluzione era ideale per tutti. Chiunque restasse fuori squadra, infatti, fra me, Crespo e Chiesa, avrebbe avuto da ridire. E allora ho deciso di intraprendere questa nuova avventura.
imparerò una lingua, l'inglese finalmente, farò un'esperienza importante sul piano umano e culturale. A Parma sono stato bene, 3 anni ricchissimi, ma questo mondo del calcio è fatto così. Questo calcio sta cambiando, agli uomini concede sempre di meno. Eppure, i giocatori di qualità serviranno anche in futuro. Non dite che noi trequartisti siamo una razza in via d'estinzione. A 30 anni ho ancora tanto da dare. Me ne vado senza rancori nei confronti di nessuno. E voglio ringraziare soprattutto i tifosi per i 3 anni che ho trascorso in Emilia. Confesso di non amare molto i cambiamenti, soprattutto quando mi trovo bene. E allora sarei rimasto volentieri a Parma. Sembrerà strano, ma vi garantisco che in queste settimane non ho ricevuto una sola offerta da parte di una squadra di Serie A italiana. Tifosi e giornalisti mi imputano di non essermi saputo imporre nei confronti della società. Forse avrei dovuto chiedere che venisse acquistato un attaccante di mio gradimento, perché io sono Zola e ho diritto di scegliere il partner. Ma io penso che nella vita ciascuno debba fare il proprio mestiere. Così alla fine siamo tutti contenti. Quindi Zola se ne va di fatto senza fare polemica e anche anni dopo, quando parlerà di Ancelotti, dimostrerà di non avere il dente avvelenato. E infatti ne parlerà bene. E a proposito, questo è il pensiero che oggi Zola ha su Ancelotti. Ho conosciuto Ancelotti a Parma. All'inizio era più chiuso nell'approccio tattico da fan di Sacchi. Io ero una seconda punta, ma mi ha messo sulla fascia per provare a dare equilibrio. Non mi piaceva giocare lì. Alla fine decisi che era meglio andarmene. Poi però, come mi ha detto lo stesso Carlo, col tempo è cambiato e ha dato più importanza ai giocatori rispetto al modulo. E a parlare di questo doloroso addio, a posteriori, è anche lo stesso Ancelotti. Infatti Ancelotti dice: «Il Parma è la prima squadra di professionisti che ho allenato e ho avuto Zola in quel periodo. All'inizio giocavo con il 4-4-2, non era previsto un 10 in quello schema, così ho provato a metterlo come ala. Non gli piaceva molto, ma secondo me aveva giocato bene. Ma lui avrebbe voluto stare al centro. Con Chiesa e Crespo davanti però, io ho trovato spazio sul lato destro, ma lui non era felice. Quando ho avuto la possibilità di andare al Chelsea, l'ho lasciato andare». Quindi dopo 3 anni meravigliosi a Parma, dove ha vinto Supercoppa, Coppa UEFA, Zola saluta tutti e se ne va in Inghilterra, dove va al Chelsea ovviamente. Il Chelsea che è una sorta di colonia italiana. Infatti a Chelsea troviamo Di Matteo, troviamo Vialli, insomma troviamo giocatori che possono fare un po' da chioccia nei confronti di Gianfranco Zola e aiutarlo ad ambientarsi in quello che per lui è un calcio totalmente nuovo e, va detto, anche un tipo di calcio decisamente inferiore da un punto di vista tecnico. Stiamo parlando della metà degli anni 90. Adesso sicuramente le cose sono cambiate, però in quegli anni il campionato italiano era il campionato più tecnico di tutto il mondo e quello inglese diciamo che tendeva ad arrancare, pur essendo considerato un campionato di assoluto livello. Comunque l'esordio in maglia blues arriva il 16 novembre 1996. Zola è stato acquistato per 13 miliardi dal Parma, quindi il Parma, diciamo che quello che aveva speso per il Napoli lo ha riguadagnato dal Chelsea, ed esordisce appunto il 16 novembre 1996 contro il Blackburn. La partita finisce 1-1. In realtà non un risultato esaltantissimo, perché comunque va detto che il Blackburn è ultimo in classifica. Va anche detto però che quello in cui va Zola non è proprio il Chelsea stellare di Abramovic, è un Chelsea comunque allenato da Ruud Gullit, che decide di tenerlo a centrocampo per evitare che prenda troppe botte. Comunque la partita finisce 1-1, niente di che. Zola rischia tra l'altro di segnare con un tiro al volo nel secondo tempo e a fine gara comunque manifesta la sua soddisfazione per la prestazione e per il fatto che comunque sta iniziando ad ambientarsi in quello che per lui è un mondo tutto nuovo. Infatti Zola al termine della sua gara d'esordio dice: «All'inizio della gara ho stentato a trovare i ritmi giusti, l'intesa con i compagni. Nel secondo tempo invece ho migliorato il mio gioco, ho preso più confidenza anche con i compagni. Per essere un esordio lo giudico senz'altro positivo, sono stanco morto, ho faticato parecchio, ma non vedo l'ora che arrivi il prossimo sabato per giocare di nuovo». Anche in Italia l'esordio di Zola in Premier League viene seguito con interesse e anche in Italia i giornalisti rimangono piuttosto impressionati dall'esordio di Zola. E infatti il Corriere dello Sport titola: «Zola, giocate da baronetto». Benissimo. Ma detto che Zola, dopo un inizio comunque un po' difficoltoso, ingrana. Diventa praticamente subito un giocatore determinante per i Blues e infatti realizza gol importanti nella prima parte di stagione, realizza anche un gol bellissimo contro il Manchester United e Alex Ferguson al termine dell'incontro lo etichetterà come un intelligente moccioso. Anni dopo poi il tecnico dei Red Devils esprimerà senza nessun tipo di problema tutto l'amore e tutta l'ammirazione che ha avuto nei confronti di Gianfranco Zola. Infatti Ferguson dice: «Dopo poche partite dal suo arrivo in Premier League mi sono innamorato di Gianfranco Zola. Aveva una qualità incredibile nonostante la sua statura. Era davvero uno degli avversari più fastidiosi da affrontare. Aveva sempre il sorriso stampato sulla faccia». Comunque, ridendo e scherzando, fin dal primo anno, anche se è arrivato
a stagione in corso, non proprio a metà stagione, comunque a stagione già iniziata, Zola si dimostra decisivo per la propria squadra. Infatti è fondamentale nella vittoria della FA Cup, realizzando anche un gol bellissimo in semifinale contro il Wimbledon. Insomma, si dimostra subito un giocatore di categoria superiore. E facendo una retrospettiva della sua importanza all'interno di quella squadra, Zola spiega che in realtà inizialmente ha fatto fatica perché giocava a centrocampo, poi quando Vialli si è infortunato e lui è stato spostato in avanti, per lui le cose sono cambiate. E infatti lo stesso Gianfranco Zola racconta: all'inizio gioco a centrocampo perché Gullit dice che lì prenderò meno botte, con Vialli e Hughes di punta. Gioco per modo di dire, perché la palla non la vedo mai. Il centrocampo è sempre sorvolato dai lanci lunghi. Poi si infortuna Vialli, divento punta e la musica cambia. In effetti ho avuto qualche difficoltà di inserimento. Credevo di sapere l'inglese, lo studiavo già da un anno per conto mio, ma ero un disastro. Devo ringraziare Vialli. Mi consigliò un'insegnante brava e simpatica, Miss Janet. 2 ore di lezione 3 volte a settimana e sono migliorato. Quindi al termine della prima stagione disputata con i Blues, Gianfranco Zola vince la FA Cup in cui è determinante e viene anche nominato migliore calciatore dell'annata 96-97, e direi che non è male se consideriamo appunto che è stato scartato dal Parma in maniera un po' frettolosa. Benissimo, la stagione successiva va ancora meglio. Infatti il suo Chelsea si impone in Coppa delle Coppe. Come sempre Zola si dimostra determinante, è cambiato l'allenatore, non è più Ruud Gullit ma Vialli, che è anche giocatore. Infatti Vialli ricopre un ruolo fantastico, quello di allenatore e giocatore. Come dicevo, Zola è determinante, anzi determinantissimo, per la vittoria della Coppa delle Coppe 97-98. In semifinale fa 2 cose straordinarie. Infatti a Stamford Bridge contro il Vicenza, una partita storica anche per noi italiani, un po' tutti tifavamo Vicenza in quell'occasione, credo, almeno io tifavo Vicenza. Nella partita di ritorno a Stamford Bridge il Chelsea si trova a dover ribaltare la sconfitta subita per 1-0 a Vicenza. Ridendo e scherzando però Vicenza passa in vantaggio anche in Inghilterra. A questo punto la situazione è disperata per il Chelsea, però Zola decide di risolvere lui le cose a modo suo, da fuori classe qual è. Infatti propizia il gol dell'1-1 su un suo tiro da fuori, il portiere ribatte e poi il compagno di squadra del Chelsea riesce a segnare, mi sembra Poirier, forse adesso non mi ricordo di preciso chi ha segnato. Nel secondo tempo invece, su assist di Vialli, che tra l'altro è un assist clamoroso, cioè veramente un passaggio tagliato bellissimo, cioè uno degli assist più belli che abbia visto, uno dei cross stupendi, in zucca di testa porta in vantaggio il Chelsea, alla fine Mark Hughes ribalta la situazione, 3-1 per il Chelsea che accede in finale, e poi in finale contro lo Stoccarda ancora Zola, a pochi minuti dall'ingresso in campo, non è partito titolare, entra a partita in corso, pochi minuti, realizza il gol vittoria per il Chelsea. E quindi in quell'annata Zola diventa un idolo assoluto non solo per il Chelsea ma per tutti i tifosi inglesi, tanto che viene ribattezzato, come tutti sappiamo, Magic Box, perché è come una scatola da cui escono delle meraviglie, delle magie che altri si sognano. Andiamo avanti così, perché comunque il Chelsea si qualifica al terzo posto e l'anno dopo va a disputare la Champions League. Come dicevo, non è questo popò di Chelsea, è una buona squadra che però non ha ambizioni di vittoria finale, eppure arriva fino ai quarti di finale, dove viene poi eliminato dal Barcellona dopo essere stato in vantaggio, dopo aver vinto la gara d'andata, e anche nella gara d'andata ha segnato Gianfranco Zola. Nei 2 anni successivi poi però le prestazioni di Zola iniziano un pochino a calare, anche perché l'età si fa un po' sentire, però diciamo che in Inghilterra hanno questa qualità che forse qui a noi manca, di essere molto più riconoscenti verso i grandi calciatori, e infatti nessuno si permette di criticare Zola, anche se le sue prestazioni magari non sono più brillanti come quelle dei primi 3 anni in maglia blues. Resta il fatto che nel frattempo ad allenare il Chelsea arriva Ranieri, un altro personaggio su cui andrebbe fatto un bel video secondo me, arriva Ranieri e Zola praticamente, anche se come dicevo prima non gioca più benissimo come un tempo, decide di entrare ancora di più nella storia del campionato inglese, cioè no, più che altro in realtà nella storia del calcio inglese, il 16 gennaio 2002 nella sfida di FA Cup contro il Norwich City. Il dislivello fra le due squadre è talmente ampio che nessuno teme di poter perdere contro il Norwich City, anche perché, dicevo, non è un Chelsea stellare, però abbiamo comunque giocatori di un certo livello, no? Abbiamo Desailly, un giovane Lampard, Zola, insomma abbiamo comunque giocatori di altissimo livello. Resta il fatto che appunto comunque il 16 gennaio 2002 il Chelsea sta vincendo tranquillamente contro il Norwich City, quando a un certo punto Zola, che non sta vivendo un'annata strepitosa,
decide, come dicevo prima, di scrivere il suo nome a caratteri cubitali, di incidere nella pietra il suo nome, realizzando un gol clamoroso di tacco, uno dei gol più belli non solo della storia del calcio inglese, ma uno dei gol più belli nella storia del calcio. Qualcuno lo paragona al gol segnato da Mancini con la Lazio contro il Parma, secondo me non c'è proprio paragone, cioè il gol segnato da Zola è una roba fantascientifica che solo Zola poteva permettersi di segnare, non che Mancini tecnicamente fosse inferiore a Zola, però quella roba che ha fatto Zola secondo me è inarrivabile, un gol di tacco così io lo eleggo come miglior gol di tacco di tutti i tempi, basta, non voglio sentire ragioni, Zola ha segnato il miglior gol di tacco di tutti i tempi, ecco basta, questo lo dico e ne sono convinto. Comunque, al termine della partita, ovviamente, le luci della ribalta sono tutte per lui e Zola, come al solito, fa professione d'umiltà e dice: «Non chiedetemi come ho fatto, perché non lo so. Potrei riprovarlo 100 volte senza riuscirci di nuovo». A questo punto interrogano anche Ranieri, che ovviamente, al contrario di Zola, non dice «No, bah, chissà come ha fatto, va su sto calcio d'angolo, un colpo di fortuna, se ci riprova non ci riesce». No, Ranieri ovviamente mette in luce i meriti del suo calciatore e infatti Ranieri dice «Un gol del genere lo potevano fare solo Maradona o Pelé. Solo i grandi giocatori, insomma, farebbero una cosa del genere. Gianfranco prova di tutto perché è un mago e un mago deve sempre provare perché sa che in un modo o nell'altro riuscirà a compiere la magia». E comunque, prima dicevo che le prestazioni di Zola erano un po' in calo, sì e no, perché in realtà poi nell'ultima stagione che disputa il Chelsea nell'anno 2002-2003 realizza 14 reti e quindi insomma stiamo parlando di un calciatore che essendo anche seconda punta si è ripreso alla grandissima, tanto che ovviamente al Chelsea dicono no, Gianfranchino, rinnoviamo il contratto, ci mancherebbe, continuiamo, andiamo avanti insieme. Zola dice: guardate, vi ringrazio, per me Londra è diventata la mia seconda casa, questa squadra l'adoro, però ho un sogno, il mio grande sogno è quello di aiutare il Cagliari a ritornare in Serie A. Quindi anche sta roba è meravigliosa. Pensare che un calciatore come Zola, ancora comunque sulla cresta dell'onda, che potrebbe comunque togliersi ancora grandi soddisfazioni e giocare ad alti livelli in una Premier League che sta crescendo, insomma una Premier League che sta diventando sempre più importante, decida di andare al Cagliari in una squadra di seconda fascia in quel momento, quindi amici del Cagliari non mi linciate, anche perché cosa ancora più bella, il Cagliari si trova in Serie B in quel momento e quindi non è che dice me ne torno in Serie A italiana in una squadra che lotta per non retrocedere, che lotta per la salvezza, no, se ne va in Serie B e aiuterà anche il Cagliari a risalire in Serie A. Quindi Zola, dopo sette stagioni e mezzo, lascia il Chelsea con uno score di 312 presenze e 80 reti. Tra l'altro sarà il calciatore italiano ad aver avuto più presenze nel campionato inglese e anche questo un altro record che si aggiunge alle cose meravigliose che ha fatto Zola. Comunque ovviamente gli inglesi, come dicevo prima, ecco, magari rispetto a noi in alcuni casi hanno la memoria un po' più lunga. Infatti anche se Zola si trasferisce a giocare nel campionato italiano, nel 2004 viene eletto baronetto da parte appunto della corona inglese e per Zola quello è stato un momento grandissimo, un momento di grandissima gioia, perché viene eletto sia per i meriti sportivi sul campo ma soprattutto per il suo comportamento, perché viene considerato un esempio per tutti e per i giovani. Infatti sulla pergamena ufficiale che viene consegnata a Gianfranco Zola c'è scritto: eccellente ambasciatore del calcio e modello ideale per i giovani fans. Quindi, facendo un resoconto della sua carriera, Zola, che tra l'altro, attenzione, quando è tornato al Cagliari l'ha fatto tornare in Serie A e ha concluso la sua ultima stagione da professionista in Serie A realizzando nell'ultima di campionato due gol alla Juventus, giusto per dire il livello di cui stiamo parlando, di che calciatore stiamo parlando. Ecco, parlando però soprattutto della sua esperienza inglese, Gianfranco Zola non può che essere grato al calcio inglese e dice: quando sono arrivato in Inghilterra, gli inglesi si stavano attrezzando, si guardavano intorno, pensavano a un calcio meno inglese, nel senso di meno tradizionale e prevedibile. L'Italia era il paese della fantasia. Al Chelsea ho trovato Vialli Di Matteo e Gullit allenatore. Ho imparato a guidare tenendo la sinistra e a giocare a golf, anche se mio figlio Andrea ora è più bravo di me. Ecco, qualche timore io e mia moglie l'avevamo per i figli. Andrea aveva 5 anni, Martina 4. Hanno fatto tutte le elementari in una scuola con tanti bambini di tante etnie e si sono trovati benissimo. Hanno ancora dei contatti con loro. In Inghilterra si gioca un calcio più sano del nostro e meno inquinato. Al tifoso basta che tu dia tutto in campo, il risultato è secondario.
In Inghilterra sono arrivato che non ero più un ragazzino. Avevo 30 anni, ma posso dire di essermi adattato al loro calcio senza rinunciare al mio. Comunque, a proposito della mia carriera in generale, io non dimentico il calore e l'allegria che ho dato e ricevuto, la felicità del gioco. Il calcio non è solo forza e tattica. Per questo, negli ultimi tempi, ho seguito da vicino il lavoro di due allenatori che insegnano anche i valori del calcio, gli stessi che insegnerò io quando tornerò su una panchina. Non so né dove né quando. Chi sono i due allenatori che stimo? Guardiola e Zeman. Quindi questa era la storia dell'avventura trionfale meravigliosa di Zola in Premier League, con anche qualche, diciamo, appunto un po' più breve su quanto accaduto prima nel campionato italiano, però in realtà se avessi voluto fare tutta la vita di Zola venivano 8-9 puntate, perché veramente tantissime cose, un giocatore straordinario, una persona meravigliosa. E come dimenticare soprattutto la sua pubblicità per le Bull Boys, per le scarpe fatte col bambino, insomma. Grandissimo giocatore, grandissima persona, veramente un esempio bello, bello da seguire per i giovani, ma anche per noi più attempati che ci ricordiamo veramente di un calciatore straordinario. Io quindi vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio ancora per avermi suggerito Gianfranco Zola come argomento da trattare, spero di essere riuscito a farlo in maniera perlomeno decente, considerando la grandezza del giocatore e dell'uomo. Se vi va di iscrivervi al canale, mettere mi piace, è ovviamente cosa molto gradita. Noi ci vediamo alla prossima storia romantica. Ciao!